Buonasera, ecco che state arrivando. Allora, è la seconda volta che faccio una live con Francesca e capita sempre che il tempo, c'è cioè un meteo assurdo. Oggi a Roma c'è cioè allerta meteo, praticamente. Speriamo bene che la connessione, ciao Francesca, che la connessione tiene perché veramente pare fatto apposta. È la seconda volta. Ecco Francesca. Allora, ti ho fatto la richiesta. Vediamo un po' di Francesca. Aspetta. Perché anche io l'ho fatta. Aspetta, se no facciamo così qua ogni volta. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo un po' se Francesca si riesce a collegare. Ecco. Eccoci. Dicevo, la seconda volta che facciamo la live e c'è un tempo assurdo pure oggi. Sì, tra l'altro, come mi è successo l'altra volta con Vanessa, io praticamente non ti vedo. No, ecco, mannaggia. Vuoi che riproviamo? Vuoi? No, non fa Aspetta. niente, Lucia, perché l'altra volta ci Giura? abbiamo già provato e sì, non andava. Lo so, qualche volta purtroppo succede, capita, anche a me è successo che con altre persone, con altri ospiti non mi vedevano. Immagino che non deve essere piacevole, perché insomma, no? Però se vuoi facciamo un altro tentativo e riproviamo. Io non ti sento, tra l'altro, Adesso sentivo. eh. Ti sento male. No, adesso non ti sento. Aspetta, aspetta. Non ti sento. Ok, prova a riparlarmi. Allora, Oh, prova a fare. perfetto, io ti sento. Però c'è il ritorno, Franzi. C'è un Anche ritorno. adesso? Sì, mi sa di sì. Prova a dire qualcosa perché prima lo sentivo. Sa, prova. Uno, due, prova, ci siamo, ce la faremo. Ecco, adesso sì, forse sì. Forse facciamo. è normale, sempre così, se no uno come fa poi ad No, ma annoiarsi? tra l'altro stavo per chiamarti perché tutto oggi pomeriggio dalle 2 non ho potuto nemmeno lavorare perché c'è stato un guasto in cabina per maltempo e non mi funzionava né il telefono con Fastweb, quindi non potevo nemmeno fare la chiamata via telefonica, né il wifi a casa, quindi ero completamente Fantastico, isolata. bravo. Ma Vabbè, infatti io ho detto, sì. cioè, è incredibile, cioè, l'abbiamo fatta ad agosto e anche ad agosto c'erano problemi per il tempo, praticamente. La Ma tanto facciamo a è ottobre, sempre così quando infatti, stanno le dirette. ci sta sempre qualcosa, insomma, vabbè, dai, però dai, sembra che tiene, quindi adesso ti sento bene, non No, c'è. ma adesso ho rivisto appena sono rientrata dentro casa perché avevo già trovato l'alternativa. Ho detto vado di corsa a casa di mia suocera qua vicino e la faccio lì. Annaggia. Allora, benvenuta Francesca, mi fa molto piacere appunto poterti ospitare questa sera sulla mia pagina per parlare appunto del fatto che a breve insomma inizierà di nuovo no, un tuo laboratorio sulla Carnimal, insomma, no? E quindi così ci Sì. spieghi nel dettaglio, perché la volta scorsa quando abbiamo fatto la live abbiamo parlato di tantissime cose, però non abbiamo appunto parlato, diciamo, in maniera un po' più approfondita invece di in che cosa consistono, no, questi laboratori che ti sei inventata, praticamente, che hai creato. E quindi, no, sono molto curiosa, insomma, ecco, di ascoltarti perché sicuramente è interessante, insomma, questi percorsi che hai creato. Quindi ti lascio la parola e poi, ovviamente, se ti vogliono fare le domande, dopo le domande le prendiamo tutte, insomma, ok?
Intanto grazie a te Lucia, grazie davvero perché mi dai questa opportunità e poi per la chiacchierata, tanto tra di noi è sempre una bella chiacchierata, ecco, non è mai qualcosa di così forzato, cioè è vero. E Assolutamente. allora, hai detto bene, Carnival me lo sono inventato, così mi sono inventata anche i Carnival Lab, perché in realtà che cos'è Carnival? Tu pure la prima volta l'hai cercata e hai detto ma che cos'è? Io la cercavo come se fosse una dieta, ma poi ho capito che l'hai inventata tu. Sì, effettivamente sì, perché dopo un po' di anni in dieta carnivora c'era qualcosa che ancora non funzionava. Cioè, nel senso, io mi trovavo sempre o dei cali di energia in estate, oppure magari mi capitava che a livello ormonale, dato che sono una un po' fissata, mi faccio sempre continuamente le analisi, notavo che i livelli ormonali, che la tiroide non erano mai come le volevo io, che il cortisolo era sempre un po' alto, che la tiroide comunque aveva un TSH sempre più alto, e quindi dato che mi metto sempre a guardare, eccetera, non mi sono fermata inquadrata dentro l'etichetta dieta carnivora, perché per carità. Ci sto benissimo, comunque ho riottenuto il ciclo mestruale da quando sono in dieta carnivora, quindi per me va bene così, non ho mai sentito il bisogno di nient'altro. Però ho detto mi manca qualcosa e un anno fa ho fatto una prima settimana in cui ho sperimentato l'aggiunta del miele e di qualche latticino, che comunque i latticini sono perfettamente carnivori, ecco, giusto qualche accorgimento perché preferiamo quelli al latte crudo, però è un po' uguale alla GAPS alla fine. Esatto, E sì, quindi ho vero. introdotto, sì, quindi ho introdotto il miele e ho notato che c'era qualche cambiamento e da gennaio di quest'anno ho detto, senti, sai che c'è? Visto che gennaio è il mese carnivoro e di solito lancio sempre la sfida del mese carnivoro, mentre gli altri facevano la sfida di questo mese, io mi sono lanciata la sfida un mese che provo ad utilizzare il miele. Vediamo che succede, vediamo come cambiano i trigliceridi, vediamo come cambia il colesterolo, il cortisolo, la glicemia, l'uricemia, l'insulinemia, eccetera. E ho notato Hai che era fatto un tutto molto. esperimento su te stessa, quindi. Hai fatto un esperimento Sì? su te stessa per vedere come Sì. reagivi all'introduzione di questo, no, del miele. Fantastico. Bellissima Esatto, io questa cosa. faccio sempre così, perché prima che propongo le cose agli altri, voglio sperimentare su di me. Allenamento, alimenti, eccetera. E poi ovviamente condivido la mia esperienza, quindi se fa male per me. Di solito fa male anche per gli altri. E quindi con il miele ho notato che il TSH si è abbassato, i livelli tiroidei sono migliorati, tutti i livelli ormonali sono migliorati, il cortisolo si è abbassato, i livelli di energia che di solito in estate erano bassissimi, io praticamente stavo tutta l'estate con acqua e sale perché mi dicevano ah, ci potrebbe essere una carenza di elettroliti con la dieta carnivora. Perché sì, effettivamente quando passi da una dieta con un po' di carboidrati, una dieta assente completamente dai carboidrati, la prima cosa che perdi sono i liquidi e quindi gli elettroliti. Però io integravo il sale, ma nonostante questo non mi sentivo mai nel pieno delle energie. Certo, C'era io sempre questa cosa qualcosa che non pensa, no? andava, soprattutto. Infatti io l'ho provata questa cosa all'inizio della dieta GAPS introduttiva, perché la dieta GAPS introduttiva, infatti, all'inizio praticamente non ci sono carboidrati perché non c'è neanche la frutta, ok? E in effetti questo calo che dici te, cioè io lì l'ho sperimentato tantissimo, tant'è che quando infatti poi ho reintrodotto la frutta è stata tutta un'altra storia. Quindi capisco quello che dici, effettivamente anch'io l'ho vissuto proprio sulla mia pelle questa sensazione, cioè questo sentirsi appunto con, no? Con un calo, no? Comunque di energia, perché mangiavo solo principalmente proteine, basta, non c'era, no? Non c'erano E grassi, sì, carboidrati. però il problema era anche questo, no? Perché in dieta carnivora tu di grassi ne consumi tanti, ma per quanto fossero tanti questi grassi, io ero sempre in chetosi. E un conto che tu fai una dieta chetogenica per un po' e ogni tanto la spezzi, ogni tanto fai la low carb, è un conto che è un anno e mezzo che tu sei sempre in chetosi. Per una donna devo dirti che soprattutto a livello ormonale non è il massimo, per una donna che vuole, per una donna che è in amenorrea, per una donna che vuole avere una gravidanza, per una donna che vuole mantenere i livelli ormonali, stare sempre in chetosi
non è il massimo, a meno che non ci siano patologie, cose particolari per cui comunque sei seguita da un esperto che ti dice ok, devi seguire questa dieta perché sei particolarmente infiammata, perché hai un tumore, quindi lì ok, io alzo le mani, però nel mio caso, persona sana che seguiva questa dieta, seguo questa dieta semplicemente perché penso che sto bene, e c'era qualcosa che non andava, quindi ho detto ok, proviamo. E con il miele ho visto che ecco, riuscivo anche a dare intermittenza alla chetosi, no? Quindi magari io nella prima parte della mattinata consumavo la parte con il miele, poi ritornando a mangiare grassi e proteine, comunque misurando anche i livelli di chetone il giorno dopo, io riandavo comunque in chetosi. Quindi evidentemente il mio corpo si è particolarmente adattato ad utilizzare anche i chetoni, che riesce ad avere questa chetosi intermittente. E quindi ho chiamato questa alimentazione, non avendo introdotto la frutta, perché a me la parte di fibra devo dire che mi dà sempre un po' fastidio della frutta. Se proprio ho introdotto qualcosa quest'estate è stato ogni tanto del succo d'arancia, delle spremute d'arancia, perché toglie comunque Però quella per il parte di fibra. resto, certo, per il resto no, insomma. Però ho quella parte zuccherina del fruttosio nel succo d'arancia che mi dava molta energia. Infatti quest'estate non sono stata per niente male, perché poi c'è sempre da fare una precisazione, a me mi piace farlo. La dieta è qualcosa che ci sono degli alimenti che vanno bene per tutti, ma bisogna valutare anche la situazione personale, che patologie hai, che stile di vita hai. Io sono un soggetto che si allena. Magari c'è una persona che non si allena e sta bene anche sempre in chetosi. Magari c'è una persona che non si allena però vorrebbe avere figli. Ok, allora lì magari un po' di miele te lo dovrebbe introdurre. C'è sempre qualcosa da modulare, no? Ecco, per esempio, mio marito si Assolutamente allena. sì, a secondo del soggetto, certo, di quello che appunto, dello Sì. stile di vita anche che conduce, no? Delle cose e Sì. anche delle sue problematiche, poi, insomma, certo. Assolutamente, cioè qualcuno magari mi dice no, guarda, io non, sto meglio con la frutta e io dico sempre buono per te, cioè comunque è un alimento sempre naturale, non è che stai mangiando Certo. qualcosa che è Esatto, comprata di e scatolata al confezionato, come si dice, supermercato, certo, appunto, sì. cioè è sempre meglio non avere i paraocchi. E dato che invece nell'ambiente carnivoro molti hanno i paraocchi perché sono solamente fissati su non devi far alzare la glicemia, non devi attivare l'insulina, il miele attiva l'insulina, quindi non è un alimento carnivoro, seppur di origine animale. Ho detto ok, chiamiamo questa dieta carnival perché non è un animal based, cioè comunque io non metto frutta, quindi non poteva Certo. essere un animal based. Ho detto ok, la chiamo carnival, così che non Lo urto la coni ogni sensibilità tuo di nessuno e termine, quando mi dice qualcosa lo coni ogni tuo qualcuno. termine, insomma, hai fatto bene, scusa, E poi giustamente. lo sa che le persone vogliono sempre inquadrarsi dentro le etichette, però cioè, molti mi dicono: no, ma io non sto bene con grassi e proteine. E dico: allora perché continui? Aggiungi Infatti. qualcosa, cioè non è che devi per forza essere carnivora, low carb, chetogenica, cambia. Ma infatti, ma uno deve Se non imparare ad sperimenti. ascoltarsi, esatto, e capire piano piano. Certo, non è una cosa semplice, perché sicuramente non è una cosa semplice, però veramente uno deve cercare di capire quali sono gli alimenti che poi lo fanno star bene. E Sì. quindi per fare questo non bisogna averli paraocchi, perché come dici tu, se uno poi si incastra in un solo tipo di dieta, ovviamente poi non, insomma, questo non ti aiuta, no? E quindi rimanere Sì. sempre aperti da questo punto di vista, no? Proprio ecco, a sperimentare, no? Su se stessi e Sì. vedere qual è appunto questo alimento, ok, a me non mi dà fastidio, ma perché non me lo posso mangiare? Cioè, scusate, cioè, dire, no? Che Esatto. problema Cioè, ma c'è? poi diciamo che Carnival mi ha aperto un po' le porte di un insomma, ho iniziato a approfondire molto di più anche sul metabolismo energetico. Quindi anche questi carboidrati che sono sempre demonizzati, i picchi glicemici che sono sempre demonizzati, io in realtà ho approfondito sempre di più perché mettere a confronto il miele con una pizza non è proprio la stessa cosa, così No, come il miele con lo giusto. zucchero. Non è la stessa Certo. cosa, cioè quello lo trovi in natura e quell'altro no, quindi sì è vero, molti ti vengono a dire quando lo metti dentro è sempre zucchero, no, ma è sicuro che non è così perché altrimenti
Io sarei diventata una botte dopo tutto questo Ma tempo, sono idem pure sempre io, perché miele. io pure mangio solo miele, cioè per me è già da più di un anno e mezzo che io utilizzo miele, quindi voglio dire, non mi sembra che, anzi, nonostante appunto io mangio, ho mangiato il miele fin da subito della dieta GAPS, sono dimagrita, quindi voglio dire, no, questa appunto, Esatto, questa fissa cioè che col l'effetto miele fa poi Lucia è stato ingrassare, proprio questo. Io appunto, ho provato su me quindi. stessa che quando ho introdotto grandi quantità di miele, e io all'inizio avevo una paura, cioè si può dire fottuta, era fottuta proprio questa paura, cioè io ho detto Credo. no, i carboidrati no, non li posso introdurre, e sono sempre stata quella che i carboidrati fanno male, e invece ho iniziato a seguire questi medici, la maggior parte endocrinologi, che dicevano il contrario, cioè dicevano se tu non ristabilisci anche la tua tiroide, ovviamente rallenta il metabolismo, ovviamente non hai una buona produzione ormonale, ovviamente tendi ad ingrassare come un attimo che mangi qualcosa di diverso, che siano anche più proteine, perché pure quelle comunque danno uno stimolo insulinico. E invece quello che ho notato è che facevo degli esperimenti con giornate da 150-200 grammi di miele. E io il giorno dopo pesavo di meno sulla bilancia. E ora non mi voglio fissare sul peso, però ti immagini che ti pesi e dici, oh, ma. E ti dico che quando ho Com'è iniziato a fare. possibile? Esatto, com'è possibile questa cosa? Io lo so come è possibile. E questo è stato uno dei motivi per cui ho voluto creare questi laboratori, e li ho chiamati laboratori non sfide. Proprio perché sono 15 giorni in cui le persone, e me lo hanno confermato tutti, imparano. Nel senso che noi tutte le dirette che facciamo la sera, che sono comunque dirette via Zoom, andiamo a camminare insieme, è una chiacchierata, loro vi fanno domande e poi siamo poche, siamo sempre massimo 30 persone, e in queste chiacchierate io riesco a sentire i problemi di ognuna e a dare dei consigli ad ognuna Le delle giuste persone. indicazioni, certo. E tutte quante, la maggior parte, hanno sperimentato glicemia molto più bassa che in dieta carnivora non vedi mai. Cioè in dieta carnivora tu hai quasi sempre la glicemia a un 90, un 100, perché quello, la spiegazione che ci danno è che tu non ingerendo carboidrati, il tuo corpo comunque ha bisogno sempre di risparmiare un po' di glucosio per le cellule che non possono utilizzare i grassi perché non hanno mitocondri e quindi ne lasciano sempre un po' in giro perché magari tu hai bisogno di avere una reazione immediata oppure ce n'hai un po' in giro Certo, perché magari hai il cortisolo un po' alto e quindi lo continui a produrre. Con il quanto miele tu hai intelligente il proprio. nostro corpo, no? Che voglio dire, no? Quanto Sì. intelligente il nostro corpo, perché poi a secondo di in che condizioni lo facciamo stare, appunto anche alimentari, poi no, innesca tutta una serie di reazioni, no? Di protezione poi Sì, comunque, no? Quindi pensate un esatto. po' veramente quanto, no? Siamo una macchina veramente perfetta proprio. Sì. E poi capisci anche come, cioè, una volta che tu introduci il miele, una volta che ho fatto tutte queste ricerche, a parte tutte le persone che hanno seguito i laboratori, mi hanno detto che si sono sentite energeticamente molto meglio, hanno sperimentato comunque una glicemia molto più bassa. Hanno sperimentato cali di peso, quasi tutte, poi Vedi. comunque io carni, ma per me non è una semplice dieta carnivora più il miele, cioè io in questi anni ho cercato di ottimizzare anche la scelta dei cibi. Per esempio, molti dicono dieta carnivora, carne di ruminanti, stop, punto. Per me non è solo così, per me gli amminoacidi delle proteine vanno bilanciati e quindi è importantissimo il collagene, tagli di carne collagenosi e la gelatina. A meno che tu non ti faccia brodo di ossa tutti i giorni, cosa che io sinceramente non faccio quasi mai, meglio integrare la gelatina per andare a bilanciare gli amminoacidi, perché cioè, veramente ci sono tante piccole cose che ti sembrano stupidaggini, ma ci sono magari degli amminoacidi molto più infiammatori, perché per esempio ci sono delle carni che sono più ricche di triptofano, che per carità è un amminoacido essenziale. Ma che in altissimi livelli, e per esempio si trova nella carne di pollo, in altissimi livelli può diventare infiammatorio perché mi va a stimolare il cortisolo e va a innescare questo circolo di infiammazione. Se diventa infiammatorio, quando sono infiammata io tendo a non perdere peso, ma tendo anche ad avere livelli di serotonina elevata, ad essere quindi sempre molto stressato e questo non va bene, non va bene per noi, per la tiroide, per unghie e capelli, per
tutto, per un insieme che è il nostro corpo. Quindi anche una stupidaggine, andare a bilanciare la tipologia di carne che mangiamo, è qualcosa che insegno in questo laboratorio e che poi le persone imparano e quando escono continuano a fare da sole. No, interessantissimo questa cosa del pollo anche, vedi, non lo sapevo, insomma, vedi. No, perché uno Poi, appunto altra mangia cosa, molti mangiano il maiale, per esempio, no? Io non è che sono sul contraria al maiale, maiale. quello, ecco, quello è il maiale, però so che in realtà è una carne che invece quella può essere molto che infiamma, insomma, che comunque non è facile perché anche lì non è facile trovare dei maiali. No, allevati allo stato brado, no? Quindi la carne di Sì. maiale, ecco, insomma, buona non Oltre c'è quello, mai a farla. considera che il grasso del maiale del pollo contiene comunque una percentuale, il grasso, una percentuale un pochino più alta di acidi grassi polinsaturi e che sono sempre comunque un po' più instabili, non sono il massimo per il nostro corpo, cioè io cerco comunque di evitarli completamente. Quando qualcuno, qualche amico mi dice, ah, vabbè, ma io voglio cambiare qualcosa nel mio stile di vita, io dico non cambiare drasticamente, fai un cambiamento nella tua vita, elimina tutti gli oli vegetali e gli oli di semi, inizia così, poi se ti trovi bene ti dico il resto, perché è sempre meglio fare una cosa alla volta. Assolutamente E sì, di solito, assolutamente, certo. Il cioè, per cambiamento non dirti, può mio avvenire fratello è dall'oggi venuto, domani, certo, non può avvenire dall'oggi domani, assolutamente. Bisogna farlo per in maniera dirti, mio graduale. fratello è venuto a cena da me 2 settimane fa, lo stavo raccontando prima, e voleva prendersi una pizza. Quindi gli ho ordinato la pizza, si è preso questa pizza, gli ho detto guarda, ti prendo questa perché ho visto che negli ingredienti loro usano solo olio extravergine d'oliva a crudo. Mi fa, ma perché gli altri? Gli ho detto guarda, la maggior parte ci mette gli oli di semi. E quindi si è preso 4 formaggi, che quindi comunque strategicamente sopra c'ha il formaggio con i grassi saturi del formaggio, le proteine del formaggio, eccetera. Poi c'aveva solo un filo d'olio extravergine sopra e poi la base della pizza. Mi ha chiamato il giorno dopo e mi fa: Oh, lo sai che mi sa che sta storia degli oli di semi è vera? Perché io mi sono sentito proprio leggero stamattina. Io ho detto: Hai visto? Ok, e adesso basta veramente poco. C'è cioè anche una pizza per una persona che lo mangia una volta a settimana, che sta bene, che sta in salute, che non ha problemi. Non deve essere magari vista per lo spauracchio se tu una volta ogni 2 o 3 mesi ti vuoi andare a fare una pizza, però. Basta, secondo me, bilanciarla, basta sapere gli ingredienti giusti da metterci Esatto, dentro e poi ognuno di noi è diverso, quindi non tutti vogliono vivere a vita una dieta carnivora low carbs, qualcuno vuole fare scelte differenti, secondo me già che si eliminano tutti gli oli di semi e la margarina abbiamo un punto in avanti. assolutamente sì, ma guarda, io quello che dico è che spesso no, la gente, le persone mi chiedono, in realtà la dieta GAPS ha proprio l'obiettivo di invece riportarti piano piano a reinserire no, gli alimenti, però certo questo si può fare se uno ecco poi a livello di intestino non è infiammato e sta bene, quindi all'inizio c'è tutto no, un curare, ci si fa un detox incredibile per, appunto per curare le pareti intestinali, poi piano piano facendo dei tentativi veramente come se fossimo dei neonati che vengono svezzati. Piano piano si cerca di andare a reinserire gli alimenti, cosa non sempre facile e immediata, perché ecco come per esempio io oggi ho inserito dopo 1 anno e mezzo di dieta GAPS, ho potuto provare a reinserire le patate, ma appunto poi uno deve sempre vedere se non ti danno fastidio, no? E quindi poi procedere piano piano. Però in realtà appunto di fatto se uno impara a scegliere quelli che sono gli alimenti ecco, buoni, sani, genuini, che ci fanno star bene. In realtà, piano piano uno può, no, ricominciare magari a mangiare certe cose piuttosto che altre, insomma, no. Però certo devi imparare e capire cosa scegliere. Questo è fondamentale, insomma, no, oggi come oggi. Ed è un Sì. lavoro che certo non si può fare nel giro di poco, ma richiede sicuramente tempo, insomma, no. E senti, ti faccio una domanda che ti hanno chiesto, ma un cucchiaio di miele la sera, no, ad esempio, può aiutare ad abbassare il cortisolo e dormire meglio? Può Può abbassare il cortisolo, la domanda era, aiutare ad perché mi ha fatto abbassare il cortisolo e dormire meglio? assolutamente sì, assolutamente sì. Io
Allora, io non ho problemi a dormire, per esempio, mio marito ogni tanto sì, quando ce l'ha si alza al volo, cucchiaio di miele e torna a Vedi? dormire. Uno, Sì. perché delle volte la notte può essere che tu ti alzi intorno alle 3, alle 4, proprio perché hai i livelli di cortisolo che si iniziano ad alzare. Due, un altro motivo può essere magari un calo glicemico durante la notte e tu con il miele non solo ti rilassi, quindi abbassi i livelli di cortisolo, ma magari mantieni questi livelli bassi per un sonno molto più sereno. Guarda, io un periodo facevo anche il latte crudo, perché le poche case, latte crudo e miele, Sì, perché le poche caseine che ci sono all'interno del latte crudo sono comunque a rilascio lento, vengono digerite lentamente, quindi mi danno la possibilità di digerire molto più lentamente anche quel miele e di mantenere questo stato di tranquillità durante la notte. Non a caso i bodybuilder prendono la sera le whey, le proteine per andare a dormire, un pezzetto di parmigiano, queste cose qua, proprio perché durante la notte le caseine, essendo a rilascio lento e digerite molto più lentamente, insomma, durante la notte noi ricostruiamo i tessuti, il nostro corpo fa tutto questo Assolutamente, lavoro e quindi è preferibile consumarle la sera. c'è tutto il processo proprio Questo che è fa un interessante, già lo fatto da sapevo. mangiare. Ma l'insulina col miele di botto? Io ormai Infatti. sorrido sempre quando mi fanno le domande sull'insulina glicemia, ma non per prendere in giro nessuno, anzi, sorrido perché erano le stesse domande che mi facevo io, che dicevo: no, l'insulina ai picchi glicemici, mi metto il CGM, il monitoraggio continuo. Allora, io nel mio video sul miele ne ho parlato dell'insulina e della glicemia, e secondo me ormai sta glicemia è diventata uno spauracchio. Uno, con il monitoraggio della glicemia noi misuriamo, lo preciso sempre, la glicemia e non l'insulina. Cioè, se tu ti mangi un pezzo di formaggio, l'insulina si attiva lo stesso, ma tu col CGM non la vedi, perché non alza la glicemia, ok? Attiva solo a livello, si attiva l'insulina solo a livello intestinale per alcuni enzimi che l'attivano. Quindi, e tra l'altro l'insulina e la glicemia si alzano anche quando tu fai un'attività sportiva intensa. Io ci ho fatto dei video lo scorso anno, facevo delle lezioni di Zumba, mentre facevo Zumba, Lucia, avevo la glicemia a 200, perché Capito? evidentemente stavo troppo in stato anaerobico. Quindi che faccio? Non mi alleno più perché mi si alza la glicemia? Ma infatti, assolutamente, certo. Allora, il discorso è questo: secondo me anche qua dipende da qual è il nostro obiettivo e dal nostro stato di salute, no? Perché qualcuno mi può dire: ma io sono diabetico. Allora, anche per i diabetici c'è un discorso a parte, perché il diabete è una malattia metabolica, ma lì bisogna vedere in che stato si è, se magari per un periodo di tempo si è fatta una dieta carnivora, low carb, e quindi magari sei già adattata, tu il miele lo puoi introdurre tranquillamente perché magari non c'hai problemi, no? A gestire l'insulina. Se sei in uno stadio va abbastanza ottimale. Dipende lì da quello che ti dice il tuo medico, da come stai messo. Ok, ed è un caso che io non tratterei. Però d'altra parte, se tu sei un soggetto sano, io personalmente, Francesca, preferisco avere un picco alto che dura breve nel tempo piuttosto che uno che è più prolungato. Ma questa è una mia teoria personale e ho capito che funziona anche per molti. Per questo motivo, perché se il picco è più largo, quindi ha uno spazio sotto la curva molto più ampio, che succede? Che sicuramente se la glicemia è stata alta per più tempo, significa che io ho avuto l'insulina in circolo per più tempo e quindi ho avuto anche molto più tempo per assimilare tutti quei nutrienti. Se quello che voglio dare al mio corpo è solo uno stimolo insulinico forte, perché magari sono in amenorrea, perché voglio rompere la chetosi, perché effettivamente ne ho bisogno anche a livello ormonale, perché io magari mi mangio solo quel miele e basta, quindi a me quei zuccheri mi servono perché dopo devo andare in palestra, perché dopo mi serve perché sto facendo un'attività intensa al computer, perché dopo devo andare a camminare. Un picco breve intenso a me, sinceramente, l'ho provato anche su di me, non è quello che vi fa ingrassare, perché poi No, la paura di tutti è questo, di ingrassare. Vi sì, no, assicuro che che non è infatti. chi l'ha sperimentato ha iniziato con un cucchiaino per paura.
E poi stava lì col barattolo e mi diceva ci sono andata a ruota, perché capiva che effettivamente il problema non era quello, perché se tu mangi solo quegli zuccheri semplici, tu ti dai subito energia. E ovviamente io nel Carniman Lab do anche un'indicazione di quanti zuccheri semplici consumare durante il giorno in base a... Ci ho messo un calcolatore nell'area riservata. Si mette l'altezza e la tipologia di allenamento che si fa, e in base a quello lui ti dà quanti carboidrati, proteine e grassi in teoria dovresti consumare durante la giornata. Poi io dico sempre: prendetelo come range, ma se avete più fame, preferisco che mangiate di più piuttosto che vi mantenete nel range. È solo un'indicazione. Ma allora, infatti, Però ecco. come giustamente dicono anche loro, che insomma, tra l'altro il miele è veramente un alimento proprio antico, cioè nella Ayurveda il miele viene usato come appunto un medicinale, quindi insomma veramente non ha nulla a che fare con nessun altro tipo, no, di dolcificante, di zucchero che c'è in commercio, cioè è veramente è qualcosa di completamente diverso, no? E tra l'altro ha veramente tantissime proprietà benefiche proprio, insomma, no? Quindi io capisco Esatto. sì, la paura, però è vero pure che, come al solito, quello che dobbiamo fare è non, cioè, di credere così, ma di sperimentare su di noi, perché tanto alla fine, voglio dire, è l'unico sistema, no? Nel senso che poi, certo, di cose ne sentiamo sempre tantissime, però, ripeto, come possiamo capire se veramente una cosa, no, ci fa bene o ci fa male, solo quella di sperimentarla, ok? Quindi, insomma, io pure sono è più di un anno e mezzo che sono in dieta GAPS e io utilizzo solo il miele. Ultimamente mi è stato concesso di provare, per esempio, ad utilizzare ogni tanto lo zucchero di cocco, ma questo, cioè poi per il resto io non utilizzo nient'altro, cioè non utilizzo neanche dolcificante, perché per esempio invece a me il dolcificante, ecco, non, che ho provato poi diversi anni fa ad utilizzarlo, per me adesso ormai l'eritritolo non lo Anche a utilizzo me più. dava fastidio, Lucia, perché Sì, prima in infatti. chetogenica usavo l'eritritolo, mi gonfiava la pancia come un Brava. palloncino. Esatto, anche a me, quindi io quello per esempio l'ho proprio eliminato, insomma, no? Per cui, ecco, secondo me pure quanto più riusciamo a utilizzare alimenti che veramente sono naturali, no? Che appunto si trovano in natura, è più vicino a noi, cioè, capito che dico, alla nostra, no? Alla nostra anche di natura, per cui è difficile che ci possa far male, insomma. Poi per carità, con Sì. tutte le eccezioni del caso, perché giustamente, come diciamo sempre, Ovvio. ognuno di noi poi è comunque diverso, però l'unico modo che possiamo appunto utilizzare per sapere se fa il caso nostro oppure no è quello di provare, di sperimentare, insomma, Sì. no? Sì, che poi Quindi. io dico sempre, no? Avete, hanno tutti paura, lo spauracchio di provare magari un po' di miele, però magari vado a mangiare qualcosa che è per me tanto più processato, Esatto. cioè per esempio l'olio MCT, Esatto. per carità, ha tantissime proprietà, ma per essere estratto ha comunque molti più processi rispetto al miele crudo che viene preso e messo nel tuo Esatto, barattolo. infatti. E perché una cosa in natura non c'hai paura così tanto a sperimentarla, invece quello no? Per la glicemia, per il fruttosio. No, perché il miele c'ha il fruttosio, ma io veramente sul mio canale ho fatto il video sul miele che ha durato mezz'ora, perché tutti gli studi che ci ho messo, non lo so, ogni volta me ne veniva uno nuovo. Tutti gli studi che ci sono sul fruttosio sono tutti fatti con il fruttosio isolato in grandissime quantità, ma nel miele io non trovo solo fruttosio isolato, ho gli enzimi che mi Certo. aiutano nella digestione, ho il glucosio, ho una parte di acqua. Così come anche la frutta, cioè hanno fatto degli studi che voi trovate sulla frutta, sono solamente però la frutta. Perché? Non perché voglio fare adesso un trattato sulla frutta perché è buona, ma semplicemente perché è un alimento completo e tu il fruttosio che trovi lì dentro non è isolato, non è il fruttosio che mettono dentro le merendine per Esattamente. dolcificarle, che Certo, perché arriva lì da ci sono solo. pure tutte Cioè. le fibre, infatti, no? Un conto è mangiare
un frutto intero che comunque non contiene solo appunto fruttosio, ma c'ha anche tutta la parte delle fibre ed è completamente diverso appunto dal mangiare invece, no? Appunto, che ne so, cibi confezionati come, no? Merendine e roba varia. Assolutamente sì, insomma, no? Sì, come il discorso che pure a me spesso, no, mi fanno la cosa, si fanno il problema della banana. Oddio, no, ma la banana, ma la banana pure là è frutto, cioè, ma porca miseria, no? No, cioè noi veramente ci andiamo a preoccupare di cose che, cioè, veramente, insomma, no, ovvio che non te ne mangi 50 al giorno di banane perché non è il caso, no? Però voglio dire, se ti mangi una banana al giorno non è che succede niente, eh? Cioè, anzi, comunque se mangi, ecco, magari è preferibile mangiarla, che ne so, diciamo intera, insomma, e non magari per dire frullarla perché, per esempio, lì mantieni di più le fibre della banana. Però voglio dire, comunque sia, è veramente, no? Cioè, un cibo, una frutta, un qualcosa naturale, insomma, no? Quindi certe volte Sì. veramente, secondo me, ci andiamo a fissare su delle cose che veramente uno dice, ma insomma, ragioniamo un attimo, perché insomma, veramente non. Guarda, tra l'altro qua c'è Priscilla, la nostra amica, che dice: Ah. sono diabetico, ho seguito il lab ed è vero perché Priscilla l'ha seguito ad agosto. Un giorno ho mangiato 60 grammi di miele tutti insieme e l'ho gestito benissimo. Dopo un'ora ero di nuovo nel valore giusto di glicemia, anzi più basso del solito. Infatti Vedi? io di Priscilla non sapevo nemmeno che fosse diabetica quando ho iniziato e diciamo che ci sono andata un po' in punta di piedi e poi mi ha stupito veramente per i risultati che stava ottenendo. Si sentiva bene. Ma infatti, questo è il concetto, vedi che uno veramente deve imparare a non mettersi i paraocchi, ma invece a proprio sperimentare, provare, perché non c'è niente da fare. Poi ognuno di noi veramente è diverso dall'altro e può avere reazioni diverse, insomma, no? E quindi dobbiamo imparare a scoprirci, a capire come siamo fatti e come funzioniamo praticamente. E questo lo possiamo fare solo mettendoci, ecco, in gioco e sperimentando. L'unico sistema è questo. Allora, Che vediamo un poi po'. per carità, cioè, questo è quello che sappiamo oggi. Il campo della nutrizione Certo. è una cosa veramente in Infatti. continuo divenire. Quindi per questo dico Esatto. sempre, a me piace l'approccio non dogmatico, perché oggi ho scoperto questo, ma se domani scopro qualche altra cosa di diverso, perché non cambiare? Solo per inquadrarsi entro etichette? Certo, no, Oppure, no, non so, ho infatti. avuto ragazze che hanno seguito la dieta carnivora per molto tempo e proprio perché magari chi è in amenorrea, la maggior parte delle volte, che cosa fa? Sta in amenorrea perché magari mangia un po' poco. Perché noi donne siamo sempre fissate con gli obiettivi di peso che non sono reali, non sono realistici. E mi dicono: guarda, sono un po' in dieta carnivora, però nonostante la dieta carnivora non ho ottenuto, non sono ancora con il ciclo mestruale. Sì, allora, un conto è una che come me sta in amenorrea da 2 mesi, un conto è una che sta in amenorrea da anni. Cioè, È per certo, far diverso. rivertire il tuo corpo, sicuramente avrai un metabolismo rallentato. Sicuramente il tuo corpo ha bisogno di uno stimolo insulinico più forte. Da lì che dico: guarda, prova col miele, prova. E ci sono state ragazze, ce ne ho avute due che mi hanno scritto così, che comunque hanno ritrovato il ciclo mestruale, una ragazza che è rimasta incinta, l'ho condiviso l'altra volta, e anche lei aveva iniziato la dieta carnivora, ma non sapeva quando ovulava, non riusciva ad ovulare, comunque c'erano delle cose che non capivo, ho detto: guarda, prova un mesetto così con il miele, soprattutto dopo l'ovulazione, che gli dai a questo corpo una bella spinta, gli dici: guarda che nutrienti ci stanno, Esatto. perché poi il corpo è troppo Ma intelligente, cioè lui, questo i è il grassi gli discorso. danno un grande stimolo di abbondanza, le proteine anche, ma quando lui vede il carboidrato e quindi c'è uno stimolo insulinico forte, che magari le proteine non gli riescono ad andare tutte insieme, lui dice: oh, stanno entra cose, stanno entra alimenti, quindi a questa gliela posso dare una vita, perché se una pesa 40 kg, 50 kg e per lui non riesce a sostenere una gravidanza, stai bene a dire c'ho il ciclo, sì, ma magari è un ciclo in cui non ovuli. Non ovuli perché l'equilibrio ormonale è importantissimo, non è una questione solo di calorie. Ho mangiato tante calorie, sì, da cosa? Magari hai mangiato tutte calorie dai grassi, ma carboidrati zero. Niente, E io quando parlo di carboidrati dico sempre:
non tanto la frutta in quei casi, ma solo il miele. Perché comunque quando sei in amenorrea la frutta è sempre un po' medicata con le fibre, quindi magari non gli dai quel picco forte, invece a te serve proprio dargli dei segnali forti in quei casi. E Un segnale funziona. preciso, certo, Sì. un segnale preciso Sì. proprio, certo. Allora, quando Magari per gli uomini non è così, Lucia. Magari gli uomini ce n'hanno bisogno solo se hanno un allenamento particolare, oppure vogliono rompere la chetosi, o vogliono crescere muscolarmente, per esempio. Tra l'altro, il prossimo lab ha come focus la crescita muscolare e la ricomposizione corporea, perché ogni volta si cambia obiettivo. Spiegaci un po' questo, cioè praticamente tu che cosa fai, nel senso che dai consigli anche su questo, cioè su come migliorare appunto la propria composizione corporea, cioè su cosa e quindi anche su come l'allenamento anche. Allora, io dico sempre, per me ricomposizione corporea non significa solo perdita di peso, ma significa aumento di massa magra, quindi crescita muscolare, perché delle volte tu magari sei uguale, identico, ma hai perso grasso e hai aumentato la massa magra. Allora, che faccio? Io nei laboratori mando sempre prima una lista della spesa, un menu, e poi dico: ok, accedete alla vostra area riservata, perché in questa potete personalizzare i macronutrienti e andare a personalizzare con un calcolatore che ho creato il vostro menu. Quindi sapete quanto dovete mangiare su per giù. Ogni volta lo cambia il menu. Per esempio, adesso che c'è come obiettivo la ricomposizione corporea e crescita muscolare, il menu sarà ancora diverso, perché magari darò degli spuntini pre e post workout. In più ho messo nell'area riservata degli allenamenti che per la crescita muscolare sono allenamenti di forza, quindi allenamenti con i Certo, pesi. esatto, Ho immagino. fatto già un piccolo sondaggio per capire chi si allena a casa, chi in palestra. Ovviamente allenarsi in palestra è più facile perché con i macchinari riesci comunque ad arrivare al cedimento a livello di forza, però ho pensato a chi si allena a casa, bastano due manubri. E ho preparato delle schede di esercizi anche per loro. E poi modulo l'alimentazione in base ai giorni in cui ci alleniamo, perché non faccio che le persone si allenano tutti i giorni, ma solamente in Giusto. determinati giorni, in modo da dare al corpo più tempo per la ricostruzione. Quindi sarà molto interessante e penso che questo focus forse lo replicherò perché me l'hanno già richiesto e mancano solo 2 o 3 posti, se non sbaglio, per chiudere la classe del laboratorio. Fantastico, meno male, vedi che bello. Sì. Allora, qua ci chiedono, ma per chi mangia la frutta al mattino, ha senso inserire il miele? Me sì, perché comunque un conto è la frutta e un conto è il miele, cioè Esatto. col miele tu aumenti quel carico di carboidrati, di zuccheri semplici più che altro, e quindi dà uno stimolo forte. Però detto così è troppo generico, cioè dipende che devi fare dopo la frutta, devi andare in palestra, devi andare a lavorare, perché vuoi aggiungere il miele, magari potresti mangiare l'uno o l'altro, sono tante le implicazioni, no? Quanti carboidrati vorresti mangiare al giorno? Esatto. Sei in menopausa? Sei in età fertile, uomo, donna? È veramente tante le implicazioni. Questo è uno dei motivi per cui io faccio le dirette in cui rispondo una per una, perché ognuno poi ha un'esigenza personale. Certo, assolutamente, infatti non è che si può, come dire, no, dare dei consigli così, diciamo, troppo, rimanendo troppo sul generico, perché poi bisogna sempre comunque calarli, no? Nella singola persona, insomma, no? Sì, oppure mi Allora, dicono quanto miele mangi in grammi. E io dico, io non vi rispondo, ma non è perché sono cattiva e non voglio rispondere, ma semplicemente perché io sono alta 1,60 m, mi alleno, sono in età fertile e ho determinati obiettivi nella mia vita, quindi mangerò un certo quantitativo. Magari a te ti dico quanto mangi, per te o sono troppi o sono troppo pochi, e poi magari te ne esci, no, non funziona, o Francesca mi ha detto così. Preferisco dirti che dipende, effettivamente dipende. certo, è giusto, giustissimo. Allora, non capisco questa domanda, per cortesia, a me ne consiglio come inserirlo, forse il miele sempre intende, a pranzo al posto dei grassi, come indicato dal video sul miele?
Oppure dici anche la sera? Guarda, c'è una diretta, l'ultima diretta che ho fatto di Domenica Bestiale sul mio canale YouTube in cui ho parlato di questo. E poi ovviamente nel Carnival Lab io faccio, cioè, so quando inserire il miele perché anche qua dipende dagli obiettivi, sempre. Quindi ecco, la domanda di prima, lo posso mettere la sera per andare a dormire? Magari a quella va bene la sera per andare a dormire, a qualcuno va bene la mattina per l'energia. A un altro lo vuole accoppiare in un pasto per cercare di aumentare il picco glicemico e quindi entrare in gioco con l'insulina e andare a fare una ricomposizione corporea con le proteine. Dipende, insomma. Ma sempre valutato appunto caso per caso, cioè questo è il discorso, insomma, no? Quindi bisogna sempre un attimo. Senti un po', ma quindi allora, le iscrizioni terminano in realtà il 10? Il 10 ottobre e Esatto. poi ci saranno questi 15 giorni e credo che il prossimo sarà a novembre se riesco. Ecco, comunque tu li fai insomma spesso perché giustamente qualcuno chiedeva se Sì. poi tasto questo, in realtà li fai abbastanza spesso insomma questi laboratori, Guarda, no? ognuno ha un focus, ne ho fatti certi sull'accelerazione metabolica, con il focus sulla tiroide, questo è focus con crescita muscolare che già mi hanno chiesto di replicare, poi ne farò uno sulla fertilità e uno sulla menopausa e in questi ho previsto già e ho contattato degli esperti perché voglio che nelle dirette via Zoom ci siano anche loro per far fare le domande, insomma, a chi partecipa. Che molte donne sono in menopausa e chiedono questi laboratori, quindi ho detto ok, facciamogliene uno Perfetto, apposta. bellissima questa cosa che c'è appunto su ogni volta, ogni laboratorio ha comunque il focus su una tematica. È interessante questo, bello, mi piace. Vanessa dice: sì, ma secondo me il Carnival Lab non va bene per chi ha colon e intestino irritabile perché si rischia la disbiosi, si deve se essere seguiti secondo me da un esperto. Allora, Vanessa, no, perché voglio rispondere per precisare. Come la dieta carnivora, così come Carnival, così come la GAPS, sono molto focalizzati sull'equilibrio dell'intestino. Quindi, se tu vai a mangiare tagli di carne di ruminanti, bilanciati con il collagene, con la gelatina, consumi latte crudo, consumi miele crudo, sono tutti alimenti utili per ripristinare una disbiosi intestinale. Ovvio che se ci sono delle patologie particolari è sempre meglio perché io sono un coach, non sono un medico, essere seguito da un esperto. Ma queste sono tutte alimentazioni che alla fine con alcune accortezze non è che stai andando a prendere un farmaco e quindi stai facendo un danno perché ti sei preso chissà quale farmaco e è andato tutto in tilt nel tuo corpo. Cioè tu stai semplicemente togliendo degli alimenti e introducendo altri alimenti che si sa che nutrono una parte buona dei batteri del tuo intestino. Il kefir c'è nel Carnival. Cioè in Carnival noi abbiamo tutti questi cibi, cioè io prediligo tutti i latticini solo al latte crudo, che poi sono quelli della GAPS. Però Francesca, una domanda che mi viene da farti, che forse questa appunto follower intendeva questo, per esempio chi ha problemi di colistamina, no? Cioè difficile per esempio no, modulare il discorso per esempio cioè, della gelatina, ok? Non tanto del collagene, perché il collagene ok, va bene, ma la gelatina purtroppo può dare problemi a chi ha già problemi di stamina, no? Quindi ovviamente Allora, anche lui. ho avuto una ragazza che aveva problemi. Lei dice colistamina, ma in realtà la cosa era molto strana perché lei quando si faceva il brodo d'ossa non aveva problemi. Se invece provava la gelatina non si sentiva bene. Allora, in quel caso lei si trovava bene con il collagene e quindi io che avevo fatto? Lei mi aveva detto qual era il suo problema e io gli avevo sostituito la parte con la gelatina con il collagene. Quindi Ecco. magari se lei faceva un macinato gli facevo mettere il collagene dentro per farlo bilanciare. Oppure mi diceva insomma le cose che preferiva io gliele cambiavo. Però
Per esempio, qualcuno ha paura dei latticini. In realtà io quando faccio il menù non metto mai formaggi, ma perché semplicemente il formaggio lo ritengo quasi un dolce, cioè deve essere più una concessione il formaggio che una parte sempre presente nella nostra dieta, a meno che non parliamo di latte crudo e di kefir. Quindi magari posso introdurre, ogni tanto metto il parmigiano che va bene un po' per tutti, però per esempio i latticini non li Quindi, metto quasi mai, i formaggi proprio. comunque sia, Franci, tu cerchi ovviamente di ascoltare appunto le problematiche che poi ognuno ha e quindi poi di dare anche possibili, no, alternative, insomma, quindi, Ma giusto? guarda, è per questo che siamo pochi, perché ad ognuno io chiedo di dirmi quali sono i problemi e io poi dico come sostituire gli alimenti dentro il menù, in modo che poi hanno insomma lo stesso riscontro. Certo, per esempio, hai problemi con l'istamina, dico ok, allora magari meglio che mangi più macinato e te lo fai fare con gli scarti perché lì c'è le parti più collagenose, solo per bilanciare, perché altrimenti se no mangiamo solo troppe carni da No, muscolo, aspetta, tipo il reale. non ho sentito bene quest'ultimo pezzo. Dicevi, gli consigli di mangiare di più Carni collagenose. collaginose. Ok, perfetto, questo non me l'era. Ecco. Collagenose, quindi per esempio un bel macinato fatto con gli scarti, di solito ci buttano dentro delle parti molto ricche di collagene, così già ti senti meglio, non lo devi far cuocere tanto. Ok. Ok. Quindi, insomma, appunto, da questo punto di vista, ovviamente sei attenta appunto a cercare poi soluzioni a secondo, no, delle varie problematiche che giustamente uno poi magari ti mette davanti, Sì. insomma, no? Perché in Sì. effetti questa cosa dell'istamina, sarà che un po' purtroppo ce l'ho anch'io come problema questo, e non è semplicissimo anche là sempre diciamo, da gestire, da capire, quindi, insomma, capisco che Sì, può essere una che domanda, poi il collagene con la gelatina non è che lo contengano istamina di per sé, sono i processi di estrazione di entrambi che magari esatto. sottoponendo a troppo calore possono portare a Infatti. questi effetti. Esatto, sì. Che poi in realtà è più la gelatina, non il collagene, eh. È la gelatina che può Sì. creare più problemi da quel punto di vista. Esatto. Che Guarda, poi grazie. in quest'ultimo laboratorio ho scoperto che la ragazza proprio che diceva che aveva questi fastidi e ipotizzava che fosse istamina perché lei non aveva fatto ancora la diagnosi, non c'aveva ancora la diagnosi, quindi non aveva fatto l'analisi. Lei mi diceva che soffriva di lipedema e infatti poi ho fatto una ricerca e dall'ultima ricerca che c'era col dottor Ben Beekman, lui ipotizzava che lipedema non è proprio un problema del grasso, ma è un problema di un'eccessiva produzione di collagene da parte delle cellule del tessuto adiposo, che quindi rende i tessuti molto più duri e per questo motivo dà anche fastidio, perché quando è lipedema di solito le cosciotte che ti vengono non sono mai di grasso, ma sono qualcosa di patologico e fanno male, senti come dei lividi. E questa ragazza gli ha detto: lo sai che probabilmente il tuo corpo ti diceva che il collagene non andava bene, ma non per l'istamina, secondo me perché hai lipedema e può essere che Beekman ci ha risolto il problema e sia quello il motivo per cui il corpo La diceva: no, causa, sì. guarda, non ci serve il collagene perché ne produci già abbastanza. Esatto, di tuo. Interessante pure questa cosa, mamma mia, Sì, quante cose si sì. imparano, mamma mia, veramente quanto c'è da imparare e da Mamma mia. scoprire qua, veramente. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ah, c'era Sara che diceva che però in amenorrea ci si può andare non solo a causa del peso, ovviamente, si può andare anche per stress, se sei molto stressata e di solito il peso molto basso è una delle cause, degli aggravanti che aumenta i livelli di stress. Poi di solito si allenano troppo i soggetti in amenorrea, quindi lo stress è una delle cause principali. Assolutamente sì, che quello dobbiamo imparare veramente a gestire, perché altrimenti ci crea, appunto, ci può creare, tra l'altro, per esempio, l'istamina si può alzare anche
Per quello, per esempio, no, è un eccessivo, per andare, magari andiamo in superallenamento, anche quello ti fa alzare i valori di stamina, ad esempio, insomma, no? Quindi, cioè, veramente in generale, stressare il corpo anche con l'attività sportiva, insomma, non è mai un bene. Cioè, in tutto, come al solito, dobbiamo trovare un equilibrio. Questo poi è un po' il concetto, no? E quindi ok, allenarsi va bene, però c'è bisogno dei giorni di pausa, assolutamente, perché altrimenti ecco, poi possiamo incorrere invece in questo, cioè nello stressare troppo il nostro corpo, e se è un corpo stressato, poi ecco, a ricasco ci sta tutta una serie di reazioni che vengono fuori, insomma, no? Quindi sono tante le cose, come al Assolutamente. solito, da tenere, diciamo, presente. Non è soltanto appunto una questione di cibo che andiamo a mettere dentro, ma anche delle reazioni a quel cibo a secondo di come noi, no, gestiamo lo stress, di che tipo di vita facciamo, no? E quindi anche questo sono tante cose da, no, da considerare, eh? Perché uno, come al Il solito, contatto con la natura esatto, che manca. pensa sempre solo, no, al cibo. In realtà non è solo il cibo, insomma, no? È tutta una serie di cose. Allora, vediamo, mi sembra di non vedere altre domande. Molti mi dicono anche, ma l'allenamento è necessario? Cioè, io, vabbè, in questo che mi manda, che è focalizzato sulla crescita muscolare, sì, ovviamente, perché se non ti alleni con i pesi, i muscoli non vengono. Però io penso che anche una camminata, un'oretta la mattina e un'oretta la sera, cioè per me è obbligatoria per tutti, perché è proprio un modo per ristabilire il contatto con la natura, per rilassarti, perché siamo la maggior parte chiusi dentro le mura, con luci artificiali, cioè non è perché siamo matti e diciamo queste cose perché siamo fissati, ma perché è vero, è così. Cioè se voi vi sentite stanchi, vi fa male la testa, provate ad uscire un attimo all'aria aperta, vi passa il mal di testa. Con l'aria più ossigenata, con il sole, anche se non c'è il sole, è importantissimo. Io infatti spesso nelle storie vi condivido di leggere il libro, quello sulla luce che cura. Quel libro, guardate, veramente di Marchesi, è illuminante proprio nel vero senso della parola, perché dice proprio questo, che perché poi, ecco, tendiamo anche ad ammalarci, insomma, perché ormai l'uomo moderno passa troppe, troppe ore appunto chiusi in ambienti dove comunque ci sono luci che non vanno bene, ok? Non sono luci che ci fanno bene quelle, ma non solo, anche se pensiamo anche a scuola, i bambini come stanno, pure loro, poracci, 8 ore con queste luci al neon, cioè, capite che veramente facciamo una vita che purtroppo è contro natura, ma sul serio, ok? Ed è questo che poi giustamente ci fa ammalare. Quindi riuscire a capire queste cose significa andare e cercare di andare a recuperare un po' di quel, no, di avvicinarsi di nuovo a come, insomma, facevamo prima, cioè a vivere di più secondo natura, perché se noi riusciamo a vivere di più secondo natura, e quindi per esempio anche l'attenzione alle stagioni, alla stagionalità, anche lì il cibo, che ormai non ci si capisce più niente perché tanto al supermercato trovi sempre di tutto e di più, ma in realtà le zucchine d'ora in poi ce le dovremmo appunto dimenticare, perché non è cibo di questo periodo, per esempio, no? Quindi purtroppo veramente abbiamo, come dire, tanta confusione. Perché? Perché purtroppo, no, è diventato così. Però possiamo fare tantissimo per andare a recuperare invece uno stile di vita più vicino possibile appunto a quello che è le stagioni, la natura, la ciclicità, insomma, no? E ovvio che ci richiede, come dire, uno sforzo, no? Uno sforzo di attenzione e di dire ok, va bene, adesso siamo in autunno, quali saranno no, gli alimenti di questo periodo, insomma, no? Magari ci dobbiamo un attimo fermare e pensare, però capite che è importante, no? Così come è importante, siamo esseri fatti per muoverci, quindi non è l'idea di stare tutto il giorno fermi, cioè è impensabile proprio, insomma, il movimento dovrebbe veramente far parte sempre di ogni giornata, no? Perché siamo proprio stati creati per muoverci, insomma, no? Quindi assolutamente. Ma poi, tra l'altro, andando avanti con l'età, veramente la perdita muscolare, cioè, ce ne accorgiamo, no? Per cui voglio dire, non è che dici, sai, una cosa che dici, no, è così, no.
che qualcuno, come dire, si inventa. No, ce ne accorgiamo proprio. Quindi incrementare invece l'esercizio fisico, appunto, con i pesi, lo senti che poi dopo, di nuovo, piano piano, riacquisti forza, anche proprio per fare le cose di tutti i giorni, altrimenti veramente non ci riduciamo che. No, che poi ecco ci lamentiamo che sto qua, mi fa male questo, mi fa male quell'altro, ma per forza, perché poi meno ci muoviamo e peggio stiamo, ma sul serio, cioè è proprio così, Quindi veramente dobbiamo su queste cose un attimo, insomma, far mente locale e dire vabbè, vediamo che cosa, come dire, no? Se voglio star bene, che cosa mi tocca fare, però è così, no? C'è poco da fare, voglio dire, poi io quello che penso, come tutte le cose, se la priorità è quella di star bene, allora uno ovviamente, come dire, diventa anche semplice poi, no, inserire queste cose nella tua routine, se il tuo obiettivo è quello di star bene, no? Veramente. Se invece il tuo obiettivo è quello di lamentarti, allora ovviamente, come dire, no? Sarà difficile inserire tutte queste cose, no? Quindi è una questione di priorità. Cosa vogliamo? Abbasso la pigrizia proprio, perché io sono una di Esatto. quelle persone che, per esempio, mi ci metto in mezzo, prima dicevo no, ma non c'ho tempo, no, perché poi devo andare a lavorare. Se vuoi, il tempo Ma lo trovi sì. sempre. Che Ma adesso guarda, le ormai mi alzo alle 6 di scuse, mattina, il tempo per esatto, le andare a scuse si trovano camminare dalle sempre. 6:30 alle 8 ce l'hai, ti fai una doccia e sei pronta per lavorare. Se Certo. invece non lo vuoi trovare il tempo, non lo Non lo trovi, trovi, ma ma se il infatti è tempo c'è così, è proprio sempre, no, così. ma perché devo portare i bambini là, le scuse le troviamo sempre per Sempre, ma non fare normale. qualcosa. Ma guarda, io lo vedo anche con me che sono comunque abbastanza una che poi, come dire, abbastanza costante, no? Però per dirti, anche stamattina io poi mi alleno a casa, no? Quindi anche là, cioè, Sì, ti poi vedo. mi viene da ridere perché poi trovi che c'è da fare di tutto, no? No, vabbè, devo fare questa cosa in cucina, no, devo stendere i panni, no, cioè, ovviamente il cervello, la Sì. mente, veramente te le tira fuori tutte, no? Ok? Però, Sì. come al solito, dobbiamo imparare a dire sì, ok, è vero, ho queste cose da fare, benissimo, però anche l'allenamento è una cosa importante che mi fa star bene, che insomma è fondamentale per me, quindi tutte le altre cose un attimo aspettano, prima mi alleno e poi faccio tutto il resto, ok? Perché la mente è così, ma è Esatto. normale, cioè, quindi no, voglio dire, dobbiamo imparare un po' a, ecco, anche lì a gestire i pensieri che ci arrivano, no? E a dire sì, ok, va bene, però so che quella cosa importante la faccio, punto. Anche se stamattina proprio non c'ho tanta voglia, perché ci sta, non è che tutti i giorni abbiamo voglia, cioè io sono la prima, cioè non è che no, però ripeto, Ma io dobbiamo sempre trovo, Lucia, pigrizia ricordarci anche nel perché. fare la spesa. Cioè anche quelli mi dicono, Esatto. vabbè, tu stai così, però la carne chissà dove la prendi, ordino, mi arrivo a casa, Ma certo. vabbè, però io non ci ho avuto tempo, quindi l'ho presa al volo qua, ma che discorso è? Ma vai un attimo online, la ordini, ti arrivi a casa, poi perdo magari un po' di tempo per congelare i pacchettini, metterli dentro, ma stop, cioè pigrizia pure nel fare questo mi ritrovo, ma più che pigrizia è mancanza di voglia. E di capire che quella cosa ti fa bene. Esatto, no, ma sì, ma guarda, siamo diventati un po' tutti, non so se per boh, forse anche sarà frutto della tecnologia, così siamo diventati tutti molto, come dire, no? Svogliati, molto che Sì. insomma vogliamo tutto e subito, non abbiamo voglia più di impegnarci in qualcosa, insomma, capite che questo però sicuramente non ci aiuta. Ciao, c'è anche Ciao. questa sisa, ciao. Quindi non ci aiuta assolutamente, invece dobbiamo proprio cercare di smuoverci perché il muoverci poi sicuramente ci mette in moto proprio più energie, più voglia di fare, più proprio benessere proprio. Quindi insomma è tutto come al solito superare quel momento iniziale, no? Infatti io dico sempre a me stessa, quando io non ho voglia dico va bene Lucia,
tranquilla, fai quello che riesci, ok? Questo dirsi questa cosa inganna un po' la mia mente e la lascia un po' tranquilla, no? Intanto poi il tempo che inizio, poi io lo so che poi dopo mi gaso subito, mi piace, no? E insomma, no? E mi passa, ok? Per cui uno deve veramente un attimino sempre trovare degli escamotage, no? Per superare quei momenti di pigrizia, perché altrimenti, ragazze, veramente se cioè, ascoltiamo la nostra testa, certe volte, ecco, cioè, staremmo sempre solo, non so, sul divano così a non fare niente. Cioè, come ci riduciamo? Delle amebe, insomma, quindi non è il Sì. caso, direi, no? Allora. Guarda, la cosa bella infatti dei Carnival Lab è proprio questa, che avendo ogni sera questo appuntamento fisso alle 6 per andare a camminare insieme, sono tutte da una parte obbligate ma dall'altra contente, Ah, perché avete questo hanno questo appuntamento? No, stimolo aspetta, questa cosa comune. non l'avevo Sì, capita. allora, Ah, cioè, avete l'appuntamento a parte il fisso per la menu, stessa. le ricette, il calcolatore, io tutte le sere quando faccio la diretta la facciamo camminando, No, quindi io cammino, loro dai, camminano insieme a me, veramente. sempre. Ed è divertente, poi comunque diventa veramente una chiacchierata perché io conosco tutti e divento tutte e tutti i miei amici praticamente in quel laboratorio. Bellissimo. Ma che bella, guarda, mi Però sta venendo è voglia bello di perché sono farla. stimolate. Mi sta venendo Quando voglia vuoi, di Lucia, farla. ci manchi solo tu. Priscilla già l'ha fatto. Fantastico. Bellissima anche questa cosa, non l'avevo capita. Sì, Bellissima. Certo, Franci, certo, l'hai proprio guarda. pensato proprio bene, cioè veramente l'hai strutturato proprio bene nei minimi particolari, quindi insomma, C'è il complimenti. gruppo WhatsApp anche, perché così almeno tutte possono fare domande. E poi nell'area riservata ho messo tutte le dirette che facciamo la sera, le salvo, perché così loro per 2 mesi possono rientrare Giusto. dentro, ritrovarsi i menu, le dirette, le varie domande. Vabbè. Adesso pian Fantastico, piano vediamo bellissimo. di migliorarlo sempre di più, inserirci Ma sempre più guarda, cose. sicuramente, ma sei già bravissima, quindi non oso immaginare cosa può diventare, perché veramente già, secondo me, è bellissimo già così. Quindi, A me diverte allora. un sacco. Senti, Priscilla dice Priscilla, che Francesca è sei di graziosa. parte. Ma infatti. Sei di parte. Bella. Ma, sì, ma in realtà l'abbiamo, Priscilla, l'abbiamo conosciuta quel giorno, veramente è stato subito, no? Amore a prima vista, quindi insomma, bello, ecco, quindi Questa è bello. un affronto, Vanessa ti dice, Lucia, fallo prima tu il Carnival Lab e poi lo facciamo noi. Hai Lucia, se vinto, vuoi, io ti aspetto, la inserisco. che tive qua, che tive proprio, no, ma guarda, ti giuro che invece mi alleppa Ti usano molto. come cavia, capito? Invece di sperimentare loro, ti fanno Infatti, capito? sperimentare Questo è il discorso che dicevamo prima, che livelli di pigrizia qua, capito? Anna, miseria. Comunque no, dai, deve essere veramente molto interessante. Mo ci penso comunque, c'è rimasto qualche posto, qualche Tra l'altro posto. poi, Vanessa, se vuoi sul sito ci sono tutte le recensioni delle persone che hanno seguito, che non ho scritto io, giuro, hanno scritto loro perché sono nomi e cognomi, e, insomma, si sono trovate tutte quante bene, ma perché poi diventiamo una famiglia, veramente. No, ma Quindi beh, quando manca guarda qualcuno alle dirette fanno, ma non c'è questi Andrea, ma non percorsi, c'è oggi certo. Roberta. No, ma infatti, guarda, questo secondo me è la forza di questi percorsi, no? Il fatto poi che si crea il gruppo ed è bellissimo perché il gruppo insieme veramente fa tanto, insomma, no? Quindi bella Sì. questa cosa, dai, mo ci penso, mo ci penso. Fantastico. L'idea fu c'ho un po' di idee future per poi portarla a un livello proprio super saiyan, come dico io, però mi Ma veniva in bocca perché devo avere il tempo per organizzare pure quello, per rendere il gruppo ancora più omogeneo e quindi potersi vedere anche. ok, allora fantastico. Senti, io direi che come al solito la paura mia, e lo sai qual è, che non riesco mai a salvare la diretta, Che siccome già stacca. allora No, anche perché l'abbiamo poi la fatta. diretta, come l'altra volta, me la scarico e la rimetto anche su YouTube, quindi Appunto, te la quindi ritrovi pure direi lì, la. Lucia. Esatto, che chiudiamo perché se no si avvai. È stato veramente, Francesca, è stato un piacere. Quando vuoi, Sempre guarda, io ti ospito mio. volentieri perché è veramente un grandissimo piacere.
Ecco, chiudiamo con questa. Priscilla dice: posso confermare, il gruppo è molto di sostegno e Francesca risponde a tutte le domande, super preparata, super informata. Fantastico, chiusura migliore Adoro, non la potevamo adoro fare. Priscilla. Ok, allora in bocca Però al sono lupo, sono diventata ormai nuovo tutte le la mie amiche. Patrizia Grazie, e quindi niente, insomma, veramente, grazie di tutto. figurati. Un abbraccio, Tanto noi ci ciao. sentiamo anche dopo. Assolutamente sì. Ciao Franci, ciao a tutti, Ciao Lucia, ciao. ciao a tutti.